Oggi è una delle più belle giornate per l'Archivio di Stato, in quanto il Nucleo Tutela dei Carabinieri di Napoli restituisce un gruppo consistente di documenti che negli anni erano stati trafugati da uno dei nostri fondi archivistici più importante, che è l'archivio di Casa Reale, ovvero il fondo del Borbone. Questi documenti, quasi 300, restituiti allo Stato, quindi vuol dire a tutti i cittadini, potranno essere fruiti nuovamente da tutti coloro che sono interessati alle vicende. Chiaramente sono documenti diversi perché sono stati estrapolati da vari uffici di quello che era l'archivio Borbone, quindi c'è un documento come dire più intimo, quale potrebbe essere una lettera, piuttosto che un documento poi ufficiale di una segreteria di Stato che seguiva una procedura amministrativa. Okay. Si tratta del recupero di circa 300 beni librari archivistici che sono stati rintracciati grazie al monitoraggio che si fa sui siti e-commerce, quindi erano praticamente messi in vendita su siti molto conosciuti dove si fa compravendita anche di questi beni, che in questo caso sono assolutamente di provenienza illecita, trattandosi di veri e propri beni culturali riconducibili all'Archivio di Stato di Napoli e al Fondo Borbonico, perché molti dei quali sono proprio dei documenti riconducibili alla famiglia Borbone di Napoli. Sono degli unicum perché molti di questi sono dei manoscritti. Quindi c'è un fiorente mercato illecito. Consideriamo che alcuni di questi libri e di beni documentari molte volte hanno sulla copertina magari anche il timbro riconducibile all'ente pubblico di provenienza. Alcune volte questi timbri li troviamo a Brasi, quindi c'è proprio la volontà di nascondere la provenienza delittuosa di questi beni, quindi in questo caso si configurerebbe addirittura il riciclaggio di questi beni. Allora, io sono Federica De Gregorio Cattaneo di Sant'Elia e rappresento stamattina l'Ordine Costantiniano di San Giorgio e quindi la Casa Reale delle Due Sicilie nella persona di Carlo di Borbone. E siamo qui perché queste carte torneranno al Fondo Borbone da cui sono state sottratte. Quindi noi siamo felici perché in realtà noi seguiamo tantissimo il recupero della cultura e della tradizione borbonica che in qualche modo era stata trascurata in Campania e che invece è volano di cultura e volano di turismo e volano peraltro della grande riqualificazione del meridione d'Italia.